quando abbiamo deciso di fare Mappo Up, la prima cosa che abbiamo fatto è stato fare più che un business plan, perché il business plan è una bella storia che racconti. Quello che è importante secondo me è il financial plan. Cioè, io in questo momento non ho un documento di 60 pagine che ti racconto cosa faremo, perché qua ogni mese cambia qualcosa. Cioè, è vero che il business plan è un documento che devi fare, quello che devi sempre aggiornare, è vero, ed è un esercizio prenderti conto te di quanto è chiare le idee il giorno che parti. Però secondo me quello che veramente conta e che tu aggiorni ogni mese è il financial plan, cioè dove ti fai tutto il tuo pensiero su un Excel e dici va bene, allora io acquisisco questo numero di clienti ogni mese che mi costa così il top e la conversion è questa e ciascun cliente mi porta tot soldi, divento profittevole, tra 6 mesi ho bisogno di X soldi. Molto, molto. E soprattutto lo utilizzo tanto il financial come strumento di, passami la parola, di controllo e gestione, cioè ogni mese vai a vedere e modifichi il modello, dici ma scusa qua è andata come doveva andare? No, perché non è come doveva andare? Magari ci sono delle cose strane, magari era meglio, una volta capita che dietro al cliente, boom, 20.000 euro, non te l'aspettavi, chiaramente non è che dici ah no, adesso cambio tutte le formule perché avremo un trend di crescita di 20.000 euro in più ogni mese, no. Quindi c'è chiaramente una parte matematica, una parte che vai a sentimento, cerchi di modificare, che poi alla fine quello che ti fa il financial sono tutti gli indici che tu hai buttato lì di crescita, no? Quindi dici ho un conversion rate del 13%, invece poi vedi che questo mese è il 5, il mese dopo è il 9, poi è l'11, poi è l'1, va così, eh? Allora dici, vabbè, sarà un 7. E vedi se il 7 funziona meglio e dopo 3 mesi sta tenendo. Quindi